Piero Angela è una delle figure più amate e rispettate della TV italiana. I suoi programmi di divulgazione scientifica hanno appassionato intere generazioni e ogni volta che va in onda sulle reti Rai con il suo Super Quark riesce ad incantare milioni di telespettatori e a confermare che la TV di qualità esiste ancora. Proprio ieri Piero Angela ha compiuto ben 87 anni ed in occasione del suo compleanno il sito ufficiale della Rai gli ha dedicato una pagina piena di notizie e curiosità. Innanzitutto, Piero Angela ha ricevuto ben 8 lauree honoris causa, ma non ha mai conseguito una laurea vera e propria dopo il liceo. Ha iniziato a suonare il pianoforte a 7 anni ed il suo sogno era quello di diventare un musicista jazz. Per diversi anni si è esibito in molti locali italiani con il nome d'arte di Peter Angela. Ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1954 come corrispondente da Parigi ed il suo programma Quark è andato in onda per la prima volta nel 1981, ben 34 anni fa. Nel 1976 Piero Angela è stato il primo conduttore del TG2 e qualche anno dopo è stato tra i fondatori del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, meglio conosciuto come CICAP. Gli sono stati dedicati nell'ordine una nuova specie di mollusco scoperta nel Mar Cinese orientale, la Babilonia Piero Angela, e nel 1994 un asteroide scoperto dagli astronomi Andrea Boattini e Maura Tombellini e che in suo onore si chiama 7197 Piero Angela. E infine, nel 1987 Piero Angela ha partecipato alla sceneggiatura di un film sulle conseguenze della guerra nucleare dal titolo Il giorno prima. Da parte nostra, i migliori auguri di compleanno.